Cioè, veramente, se questo video arriva a 500 mi piace, lo compro, me lo tengo. Se volete, vi faccio anche la recensione e ci sblocco il telefono ogni volta che lo uso, no? Veramente. Allora, ma Francia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mariano e ci siamo qui, come avete letto dal titolo, su gadget inutili che potete trovare su Amazon. Che secondo me sono belli, ma inutili proprio su più della mia vita. Ok, io mi metto qui di fianco, così metto il mio telefono qui di... No, dall'altra, di qua. Ok, perfetto. No, ce la posso fare qui di fianco. In teoria adesso ci dovrebbe essere il telefono. Primo gadget inutile, ma proprio più inutile di così non si può. Allora, praticamente questa cosa qui è un omino sul cesso che può tenere in bocca una penna, può avere i post-it e due penne, credo, boh, e lo scotch che gli arriva ai piedi. Io mi chiedo com'è che puoi strappare lo scotch, perché se arriva ai piedi vuol dire che l'appoggi sui piedi, ma lo scotch lo devi strappare in qualche modo. Cioè, devi sempre girarlo ogni volta, devi girarlo di 90 gradi perché lo... Allora, vi immaginate, questo, ragazzi, è il coso, questo è l'omino sul cesso. Lo scotch si strappa da qui sotto. Ma se lo metti sulla scrivania, scusa, questa è la scrivania. Come puoi strappare lo scotch? Prima cosa andata, più inutile di così non si poteva. Seconda cosa. Ma cos'è sta cosa? Cattura barba e capelli. Cioè, praticamente tu ti fai la barba o ti tagli i capelli e li metti su questo asciugamano. Guarda, questa cosa qui. Te lo metti al collo, poi te lo attacchi, non so dove, allo specchio te lo attacchi, al muro. Ah, con delle ventose, perfetto. Così tu ti tagli la barba, ti tagli i capelli e i peli vanno tutti lì. Ma scusa, ma è il lavandino per una cosa, cioè. E poi alla fine i peli, dov'è che li metti? Cioè, butterai da qualche parte, cioè li butti in pattumiera? Seconda cosa, mi sa che non finirò questo video. Andiamo con la terza cosa che non è inutilissima. Di più, come vedete, registrazione vocale portachiavi. 132 ore di registrazione. No, ma me lo compro subito sto coso, no? Altro che inutile. 8 GB di microspia. Cioè, ha pure la microspia. Cioè, no, no, questo lo compro subito a questo punto, cioè. Ha la microspia. Un portachiavi microspia con la registrazione vocale? Cioè, è meglio del microfono praticamente. Cioè, cos'è che fa oltretutto? È tipo una webcam, però portachiavi. Ovviamente non credo registri in 4K, perché è una cosa grande così, non credo che registri benissimo. Però 132 ore di registrazione. E poi com'è che le porti sul computer? Cioè, ce l'hai lì, ma c'è un buco per... C'è un buco da qualche parte per portare le cose sul computer, per eliminarle. Dopo... Ah, no, sì, lo apri. On, off. No, ci sono solo dei tastini, vedete? On, off, M. Non lo so, dovrò poi vedere se lo voglio comprare, ma non credo, proprio no. Beh. Ed è per questo che è inutile. Andiamo sulla... La quarta cosa in teoria, mi sono già perso il conto. Ma cosa servono? Set di due supporti per occhiali da sole da auto. Cosa ti servono i supporti da occhiali da sole? L'attaccate all'auto e ci mettete gli occhiali da sole. Ditemi voi cosa serve. O te li metti qui, cioè di solito te li metti qui sopra, oppure te li lasci lì sul cruscotto, non lo so, li metti nella valigia. Ma cos'è sta roba? Ma dai, sanno più cosa fare proprio. Ah, beh, ah, scusate, si ruota anche di 180 gradi. Cioè, allora sì che lo compro, eh. Il portaocchiali da sole, questa me la sento. Ah, portatessere anche. Vabbè, vai. Allora, portatessere potrebbe essere utile, magari, per non avere magari tante tessere nel portafoglio. Quindi ne metti le principali lì, magari il bancomat e qualcos'altro. Vabbè, le metti lì e va bene. Ma il portaocchiali da sole. Quinta cosa forse? Sì, quinta cosa? No, quarta cosa. Numero che non so cosa. Orologio ventilatore. Cioè, ma una cosa, cioè, è inutile proprio al 100%, eh. Però è una cosa fighissima. Cioè, guardate, lui col ventilatore ti fa da ventilatore, intanto ti segna anche l'ora. Andiamo a vedere se è seriamente una cosa seria. Sembra ovvio. Nota: per impostare l'ora, premere o mantenere premuto l'interruttore di accensione e spegnimento sul dispositivo. Il colore può variare da bianco e nero, va bene.
più o meno va bene. Basta inserirlo in una porta USB libera sul computer, cioè occupata, non credo riesca a inserirla, e avrete un orologio a LED che è un ventilatore con lancette separate per ora, minuti e secondi. Attenzione! Va bene, non importa. Andiamo ragazzi sul penultimo. Questo non me lo ricordavo di avermelo salvato. Anello multifunzione 2016 per Android, Windows Phone. Cosa? Zulu Dread Mobile Phone di blocco. Cioè vuol dire che puoi sbloccare il telefono con l'anello. Ma è fighissimo, aspettate. Cioè, io praticamente con questo anello, con questo anello qui, perché adesso ho un anello, potrei far così. Il telefono si sblocca, sì, ma un Power Ranger mi sento. Ah, e poi si ricarica sto anello o, cioè, ha una batteria quindi? Cioè, sta sveglio così? Da qualche parte avrà una batteria, non lo so. Schermata di blocco, attenzione, dice schermata di blocco. Vuol dire che tu sblocchi il telefono con l'anello. No, no, raga, no, veramente. No, raga, ma è una cosa fighissima. Cioè, sblocco il telefono con l'anello. Cioè, praticamente, o l'anello o non sblocco il telefono. Cioè, no, credo sia come l'impronta digitale, quindi se non funziona è una password. Però, pensa, hai il telefono tutto tuo. Nessuno lo può toccare, a parte se qualcuno fa così con... Vabbè, questa è una sfida. Se casomai questo vi dare 500 mi piace, mi compro sta cosa inutile, me la tengo e vi faccio la recensione. Ma cosa ti serve un anello per sbloccare il telefono? Ormai hanno tutti l'impronta digitale. Basta attaccare il dito al telefono e l'hai sbloccato, no? Anzi, io non faccio neanche più quello perché ho il riconoscimento facciale. Quindi basta che faccia così e mi si sblocca da solo. Va bene, passiamo all'ultimo gadget più inutile mai esistito. Oh, vabbè! È praticamente un soprammobile con un mappamondo a levitazione magnetica. Anzi, siccome io faccio l'alberghiero, a lievitazione magnetica. Come fa a lievitare? A lievitare, adesso mi son fissato con il lievitamento. Ah, no, ok. Allora, tu con questo pistolino, con sto bastoncino là, qui lo mettete, lo lasciate e lui rimane lì. E poi lo fai anche girare. Ma guardate che bello. No, questo magari lo compro. Mai nella vita. 40 euro per sta cafona. Va bene, mettiamoci nuovo al centro della videocamera e ragazzi il video è finito. Vi lascio il link in descrizione se riesco di tutte le cose che abbiamo visto oggi. Scrivetemi qui sotto i commenti qual è la cosa che vi è piaciuta di più o secondo voi più inutile, perché io su Amazon avevo scritto cose utili perché volevo fare un video su cose utili che trovate su Amazon. Mi sono venute tutte cose inutili. Quindi ragazzi lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Questo video è finito, andate a vedere quello prima. Cosa ho appena... Però ci sta, cioè potrò usarlo anche nei video successivi.